Ecco, da quello rovero là a quest'altro rovero qua, da quella pianta d'olivo a quest'altro rovero là. Poi tutto fosso là in fondo fino a tutta questa parte di qua. Sei cresciuta. Sai che non riuscivamo a trovare questo posto? È lontano. Però è bello. Sì, molto. Come stai? Ti sei un po' imbiancato. È una cosa di famiglia. Scrivi ancora? Ma qualche volta penso di rimettermi a scrivere. Ma più delle volte non ci penso affatto. Anzi, l'unica cosa che mi interessa veramente è quella di stare il più possibile lontano dagli uomini. Allora ti è dispiaciuto che siamo venuti a trovarti? Ah, ma voi non siete gli uomini. Voi siete una parte di me. Scusami se non entro, ma mi dispiacerebbe vedere che vivi come un mendicante. Ma sto benissimo, sai. È tutto in ordine. La casa, l'orto. Se vuoi, vado a prendere la camicia. È stirata. Fra un po', laggiù si accendono tutte le luci. Quella terra che vedete è la Sicilia. La terra dove ha lavorato il nonno, dove io ho vissuto da bambino. Quando si accendono tutte le luci è come un bellissimo presepe. Non dovete perdervi questo momento. Giuseppe, signor Giuseppe. Finisco io a dare l'acqua. Sì, fai tu, grazie.